motivo di orgoglio quello di aver partecipato attivamente alla realizzazione di quest'opera, che è un'opera che ha dato lustro alla città di Trapani anche in ambito dell'impiego di fondi europei nel territorio e per le fasce più bisognose di un sostegno. Qui prima c'era un fabbricato abbandonato da oltre un ventennio, è stato recuperato interamente con i fondi europei e oggi vivono qui o stanno andando a vivere qui 22 famiglie, nuclei familiari, fra persone, diciamo, fra le fragili, le nuove categorie di fragili della società. E all'interno del palazzo c'è anche la socialità, perché delle 24 unità abitative che insistono sul fabbricato, appunto, 22 sono destinate ad alloggio, alloggi piccoli, quindi con tagli che vanno intorno ai 50 metri quadrati, fra i 50 e i 60 metri quadrati. E due unità immobiliari sono state destinate alla socialità comune all'interno. Questo progetto è anche realizzato con un occhio particolare al green, all'efficientamento energetico, quindi realizzazione di cappotti termici e impianti di ultima generazione e soprattutto anche un occhio alla produzione in proprio del fabbisogno energetico.